Bella ragazzi, sono Tu Sicilia. Oggi sono qua per farvi vedere un video su come fare i tutorial. Che cazzo sto dicendo su come fare i tutorial? Su come fare il quick scope. Allora, perché mi è stato richiesto, vabbè, da alcune persone. Allora, quando si incula la vicenda, vabbè. Allora, il quick scope, intanto, per farlo deve essere il rettangolo del mirino deve essere inquadrato sul bersaglio, in questa maniera, come vedete qua che sto facendo io. Se tipo è poco più a sinistra non lo beccate, o poco più a destra, vabbè. Allora, il quick scope ha due varianti, con la distanza che bisogna mirare appena vedere il mirino e dopo sparare in questa maniera. Ok. Poi c'è quello ravvicinato, che è da più vicino e bisogna fare solo così. Praticamente è L1 R1 subito. Adesso io non sono tanto bravo in questo qua, comunque vabbè. Dopo un altro colpo comunissimo è il no scope, dove praticamente tutto il mirino deve essere centrato nel bersaglio e sparare. È un colpo totalmente casuale. Dopo un altro colpo è il fast switch, dove bisogna premere due volte triangolo e fa questo movimento qua all'arma. C'è il fast switch in quick scope, che è questo, e il fast switch in no scope, che è questo. Può fare anche di uno scope quello. E cosa? Può fare anche di uno scope. Sì, l'ho già fatto. Questa era bellissima, il lupo che salta e si ammazza. Colpo particolare è un normale quick scope, solamente che uccide due persone. Si chiama collateral, che è questo. Praticamente ne uccidi due con un solo colpo, che è un collateral. Poi si può fare anche in 3, in 4, in 12, in 28 il collateral, però. È la fine 9. Sì. Vabbè, era per dire comunque, vabbè. Sì, alla fine della sniper lobby il colpo va fatto sempre in trick shot o in 360. 360 si fa, gira a 360 gradi e colpisci. Che si può fare sia in quick scope che in no scope. Poi un altro colpo che è molto più difficile e si vede solamente nel replay l'effetto è il colpo silenziato. È un quick scope o un no scope che subito dopo il colpo segue il coltello da lancio, però non bisogna lanciarlo, si fa così. Vedete che l'inquadratura si inclina e replay il colpo sarà silenziato. Si può fare anche in no scope. No, te lo faccio vedere, non si vede. Dai. Ok, vediamo il replay. Dai. Come vedete il colpo non si sente, il colpo è totalmente silenzioso. È venuto? Poi, cosa? Sì, è venuto. È venuto. Poi adesso c'è un colpo particolare che si fa col coltello da lancio. Questo è un trick shot. Mettetevi tutti là di spalla. Dove... Non voglio fare io. No, fermi. Mettetevi tutti là. Sì, ma non allineati. Voglio fare un coltello da lancio, un'arma col coltello da lancio. Vabbè, dai, allora. Insomma, bisogna buttare il coltello da lancio sopra qualcosa che lo regga e che non rimbalza via. Bisogna girare a 360 gradi, coltello a vuoto, saltare, per aria, bisogna prendere il coltello da lancio e colpire il bersaglio. Eccolo qua. Bene, si è preso anche il coltello da lancio. Adesso Silver ci fa vedere un colpo, che è il temper shot. Eccolo qua,